Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di FIFA 18 nel tanto odiato e amato Ultimate Team. Allora, io sto vivendo un periodo veramente terrificante all'Ultimate Team, nel senso che non ho mai avuto uno score così brutto da quando gioco a FIFA. È il primo anno in cui ho più sconfitte che vittorie, cosa che non mi capitava veramente da quando avevo 4 anni probabilmente. Per cui è un momentaccio. Sto cercando di risollevarmi con una rosa ibrida. Ho voluto cambiare un po', stravolgere un po' quello che avevo. Adesso ho praticamente un misto fra Ligue 1 e Liga, perché fondamentalmente ho trovato Cavani nell'aggiornamento oro, che non è vendibile, per cui devo tenermelo. Non è male, oggettivamente. Ha un valore di circa 40.000. Non l'ho ancora provato, nel senso, non potendolo vendere, non potendo fare nulla, l'ho tenuto così. Sono curioso di provarlo con voi per vedere un po' com'è. Allora, intanto facciamo allenamento squadra senza perdere tempo. Così mettiamo tutti in ordine e proviamo a guadagnarci l'accesso in divisione 6. Ci sto mettendo una vita. Non mi è mai successo. È un'annata veramente terribile per me. Non mi spiego perché, onestamente. Ma comunque, tant'è che sto per certi versi addirittura valutando l'ipotesi di riprendere a fare 3 episodi di carriera a settimana, abbandonando il foot, perché non riesco a giocare. Nelle stagioni online sì, nel foot no. C'è una sorta di criptonite per quanto mi riguarda. Ma vabbè. Per cui proviamo, vediamo oggi come va. Magari in vostra compagnia le cose vanno meglio. Ma toccherà vedere un attimo. Oh santo cielo. Ecco, poi questo è uno dei motivi per cui sto andando in leggera frustrazione, nel senso che si incontrano solamente squadre di Premier League con questo dannatissimo Gabriel Jesus davanti, che o è in forma o è normale, ma cambia poco, perché è sempre una spina nel fianco, per non dire di peggio. Per cui speriamo che oggi, insomma, nonostante l'ottima squadra che il tizio c'ha, si riesca a far qualcosa, perché ho veramente bisogno di 3 punti per la classifica, perché questa road to Division 1 sta diventando più complicata di quanto avessi preventivato alla vigilia. Vai Edison, niente. È un po' poco adatto al mio gioco. Io che sono un po' più sul scambio rapido e tanta agilità, Cavani non è che sia proprio il massimo della vita. Ad ogni modo, al massimo posso andare di Liga pesante e mettere Lucas da una parte, ma Cavani. Vabbè. Io volevo il passaggio in profondità, mio caro Edison, e invece tu la dai corta. Asensio, crea un po' di spazio, Asensio. No, era buona, era. Porca miseria, era buonissima. Tanto Asensio ho trovato anche lui in una delle mille sfide che ho fatto, sfide creazione rosa. Voi non avete idea di quante sfide creazione rosa io abbia fatto? Mamma mia, di quante ne abbia fatte in questo ultimo periodo. Le ho apparentemente fatte tutte, comprese quelle di Halloween. Non ho trovato niente. Non ho trovato assolutamente nulla di interessante. Addirittura l'altro giorno, dopo aver fatto una di quelle di Halloween costata qualcosa come 20.000 crediti per essere portata a casa, ho spacchettato Rugani. Per cui immaginatevi la gioia. E questo è stato il miglior giocatore che ho beccato nell'ultimo mese. Per cui diciamo che, unito a risultati che non arrivano, mi sta un po' passando la voglia. Però insomma, vedremo, perché il gioco a me piace, sta al di là di tutto. Ma sono proprio quest'anno allergico, sembrerebbe. Vai Edison. Cavani. No. Ma adesso se non lo butta fuori, se non lo butta fuori. Ah ecco, meno male. Che veramente avrò visto mezza espulsione a FIFA da quando ci sto a giocare. Beh, dritto sull'uomo, andavo in porta. Più di così è veramente complicato. Allora, mio caro Koke. Troppo poco. Poi anche lì le punizioni in carriera si tirano in un modo, al foot si tirano in un altro ancora, alle stagioni online un altro modo ancora. Cioè, sembra veramente di giocare a 3 giochi diversi. No vabbè, ma ti prego. Rimpallo Landia. Ecco, meno male.
sembra veramente di giocare a tre giochi diversi ed è quella la cosa che mi frustra di più, perché non capisco per quale motivo non si riesce a dare lo stesso ritmo a tutte le modalità, come è sempre stato poi nella storia dei giochi di calcio, invece che creare tipo la modalità flipper, la modalità lentone, la modalità riflessiva, cioè il gioco è uno, niente, guarda che start. Non ce la posso fare. Avrò preso, penso, 74 gol da Gabriel Jesus da quando gioco. Che io capisco che sia un gran calciatore, ma non si può giocare solo con questo. Mamma mia. Vabbè, è andata così. Anche questa si mette male, tanto ormai è diventata una sorta di triste abitudine, quella di stare in svantaggio. Vai Edison, vai Edison! O ti butti o tiri però! Cerchiamo di allungarci un po', che siamo anche in superiorità numerica. Kurzawa! Kurzawa! Kurzawa ce la fa! Ce la fa! Porca miseria, mo che è davvero, manco un 10 contro 11 un po' di spazio. Bene, non si sa bene perché ci fosse lì Kurzawa, però non importa, l'importante è che ci sia. Che Ben Arfa stava al bar a farsi un cappuccino probabilmente. Poi vorrei capire per quale cazzarola di motivo, se uno fa l'aggiornamento oro, non li può vendere, perché non sono scambiabili. Perché se poco poco capita che trovi un giocatore decente, devono fare in modo che tu debba comunque spendere soldi per comprarne altri. Dai Ben Arfa, dai Ben Arfa. No, stavo il sì strozzato in gola è quanto di più brutto il foot abbia da offrire. Poi voi direte, perché hai scelto un'ibrida Liga-Ligan? Semplicemente perché ho avuto la fortuna di rimediare Otamendi e Jimenez a un prezzo basso. Ho detto, so due difensori bravi, io non so difendere, mi butto su questi due. Niente. Poi ho trovato anche Asensio nelle mie tante squad sfide creazione rosa. Ho detto, oh, non sia mai che con Asensio svoltiamo invece. Invece no. A parte che con quest'ibrida ho fatto una partita, ma prima di prendere Cavani. Per cui potete immaginare il rendimento di questa squadra senza Cavani davanti. Bene, allora, intanto l'abbiamo rimessa in piedi, che già è un bel passo avanti. Allora, detto ciò, per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia, Stefano, come se l'è cavata? Ben Arfa o Ben Arfa, anzi penso sia Ben Arfa, onestamente. Sì, andiamo però. Questo qui sicuramente farà 847 cambi per cercare di rimetterla in piedi. Allora, io direi che, a parte che in panchina mi sono portato il nulla cosmico. Beh no, oddio, c'ho Felipe Anderson volendo, molto poco a che fare con l'intesa. Ma ecco, ma che voi sappiate, una volta che la partita è iniziata, l'intesa conta ancora qualcosa, secondo voi? Perché informazioni certe sulla cosa non ce ne sono, però sarei curioso di sapere, insomma, l'idea generale qual è. Cioè, dopo l'inizio posso fare il delirio? E il gioco non ne tiene più conto perché sta pallaccia Cavani. E andiamo a fa per cortesia. Occhio, cerca l'area di rigore. Per l'arbitro non è... Ma era tutto bellissimo. Ho preso il tacco di Cavani. Ma sto gioco non te dà mai una gioia. Tanto, vabbè. Dai. Bellissimo. Bellissimo era il modo in cui si è coordinato. Niente, non riusciamo a far segnare Cavani. Non riusciamo a farlo segnare. Sembrava già dentro. Ah! Dai. Koke. Capitan Koke. Girati e tira. Niente. Asensio comunque tanta roba a sto gioco. Veramente tanta roba. Cavani! L'ha messo Asensio, finalmente! Ho messo un altro palo, spazi nelle ripartenze. Un altro palo, una cosa schifosa oggi. Bene così. L'abbiamo rimessa in piedi, fortunatamente. Grazie a quell'espulsione, sennò non credo che l'avremmo fatto. È da solo! Cavani!
Sei da solo. Sei da solo. Bellissimo Cavani. Bellissimo Cavani, il gollonzo da fuori. Bene. Bene, ancora che se pensa uno non guarda il radar. Voglio dire. Bene. Bene, bene, bene. Se tutto va bene, forse, forse è vinta. E dico forse perché FIFA lo conosciamo tutti. Quindi potrebbe anche finire 8-3, conoscendolo il gioco. Ho visto capitarle cose del genere. Facciamo un po', ecco, un po' di calcio spettacolo, lo facciamo. Ma porca miseria, volevo sfondare la porta. Bella maglietta, poi devo dire, complimenti. Massa Cavani comunque di testa è un animale. Non ho mai avuto un attaccante che prenda tutti insieme. Manco Dzeko. Quando devo fare la sfida creazione Rosago. Porca miseria, niente, oh. Bravo Rulli. Per aumentargli la fedeltà a Dzeko, che ci ho fatto una decina di partite. Vai Edison. Vai Edison. Bravo. Ma perché è così lontana sta palla? Perché? Bravo. Mamma mia Cavani. Matador. Bene così. Dai dai che forse abbiamo trovato un attaccante come si deve. Bene, rage quittata. Prevedibilissima. Portiamoci a casa i nostri 1000 e qualcosa crediti, perché ancora ho i bonus del catalogo, fortunatamente, che mi stanno in qualche modo sostenendo nell'acquisto di un po' di giocatori sparsi. Sto cercando di comprare un po', un bel po' di gente. No, ho finito i crediti, bene, nel momento peggiore. Sto cercando di comprare un po' di giocatori sparsi in maniera tale da avere un po' più di scelta nelle squadre, per poter sperimentare un po' di più. Ma è tosta, nel senso che i prezzi sono ancora abbastanza alti, e per uno che come me non shoppa ci sono giornate in cui è veramente complicato. Poi quest'anno, lo dico sinceramente, non ho grande tempo libero per potermi mettere lì a far compravendita. Per cui rispetto all'anno scorso, in cui magari ero arrivato già dopo un mesetto a un 200-300 mila crediti lavorando tanto sul mercato, quest'anno faccio fatica. Tant'è che appunto sto sempre galleggio tra i 40 e i 60 mila crediti, e quando poi mi metto a fare le sfide creazione rosa sperando di sbancare, ricrollo a zero. Per cui, e non sbanco mai, per cui, come vi ho detto nel video dedicato a questo argomento su FIFA, non ve mettete a fare sfide creazione rosa investendo chissà quanti soldi, perché tanto non ci trovate niente. C'è gente che ha trovato Maradona facendo l'aggiornamento oro, ma è uno su un milione, regà. Cioè, parliamoci chiaro. Non è che uno trova leggende così. Io ho iniziato a giocare all'Ultimate Team quando l'hanno introdotto la prima volta, per cui tutti me li sono fatti, e non ho trovato una leggenda neanche l'anno in cui ho speso un milione di crediti, un anno che giocavo come un pazzo, in pacchetti. Cioè, ero arrivato a un milione di crediti, ho detto non me la compro la leggenda, la voglio trovare in un pacchetto. Ecco, non l'ho trovata manco quell'anno lì. Per cui vi dovrebbe dare una misura un po' di quello che è il gioco. No, perché faccio ste cose? Me perdo per chiacchierà. Vai Rodrigo. Bello. Oh, sto ricominciando a vincere. Che è successo? Un miracolo oggi. Questa ibrida Francia-Spagna sembrerebbe funzionare miracolosamente. Non è affatto male in maniera oggettiva, insomma. Non è una brutta squadra, ma... vabbè, io poi voglio esagerare con la rabona. Sono uno score ridicolo, mi metto a fare rabone. Pastore da fuori! Niente, troppo piano. Il buon Pasta è stato un acquisto di nostalgia, devo dire. Degli anni in cui giocavo tanto al foot, era il perno del mio centrocampo, quando ancora valeva qualcosa. Adesso te lo tirano dietro, Pastore. Vabbè, ma allora segnano tutti oggi. Ma allora segnano tutti oggi. Siamo tornati a fare il calcio bailado oggi. Era tipo una settimana buona, raga, che non vincevo due partite di fila.
incredibile. Sono sconvolto. Sono veramente sconvoltissimo. No! Niente, bravo Rulli. Poi Rulli devo dire che è un buon portiere. Lui l'ho provato in diversi giorni in cui avevo una liga pura. Stavo provando un po' i giocatori spagnoli, ma mi ha piacevolmente impressionato. Nel senso, un gran bel portiere. Un 83, un umile 83. Perché ho fatto sta cosa? Un umile 83, ma para, ecco, che è la cosa fondamentale. Che è successo? Non laggarci adesso. Non abbandonarmi su niente. Che amarezza. Meno male. Allora, apriamo il nostro amatissimo schema, che ogni tanto funge, ogni tanto no. Oggi no, perché hai sbagliato il bersaglio. Bravo Asensio. Vai Pasta. Bravo Pasta. C'è spazio per il cross. Bravo. Era buona l'idea. Perché Cavani non mi attacca il primo? Cavani, da fuori. Mamma mia. C'ha un tiro talmente buono che ti viene da tirare da ogni posizione con Cavani. Mamma mia. Il Condor. No, ma non me ne frega niente che ah no, è fuori gioco. Pensavo che fosse un problema di mischione in area. Mamma mia, Rulli che gli ha preso. Bravo Rulli. Gran portiere il buon Rulli. Ve l'ho detto che si fa sempre trovare pronto. Bravissimo. Vai fino in fondo Cavani. Bravo Cavani. È buona. No, era buonissimo tutto. L'idea, il tiro. L'idea del tiro, tutto. Mamma mia, come si intendono sti due davanti. Un grande gol. Conclusione ravvicinata. Che cosa fanno? Vabbè, gli viene di far balletto a Rodrigo. Bene, bene, bene. 3-0 al primo tempo. Oh, io ripeto, raga, erano giorni che non vincevo una partita. Oggi addirittura due. Che abbia ritrovato un po' di tranquillità per giocare come si deve, non lo so. Forse l'orario. No, o forse il fattore Cavani. Asensio. È buona, era buona, era. Maledizione. No. Appoggia Koke, bravo. No, Koke mio. Bene, primo tempo abbastanza dominato, devo dire, al di là di tutto. Buona partita. Stiamo stravincendo, speriamo duri, perché ripeto, mi è capitato e vi sarà capitato sicuramente anche a voi di pareggiare o addirittura perdere partite che sembravano ampiamente in controllo, per cui non abbasso mai la guardia io a sto gioco ormai. Certo, se gliene faccio un altro magari sì, ma... Asensio! No, sto palo maledetto ogni partita! Cos'è successo? No, vabbè, prego. Ve prego, no. E dove lo script non può arrivare, arriva la disconnessione, perché ovviamente la partita me l'ha fatta perdere. In qualche modo era scritto che dovesse succedere. Sembra che tu ti sia disconnesso dall'ultima partita online, giustamente, perché la vincevo 3-0. La disconnessione delle partite ha effetto sul tuo modificatore, che riduce l'ammontare dei crediti disponibili nelle partite successive. Quindi anche la beffa. Bene, so contento, ragazzi. Alzo le mani. Non so cosa dire, sono veramente preso di un male. Per una volta che stavo vincendo due partite di fila, ovviamente è arrivata la botta che me l'ha fatta perdere. Vabbè, io a questo punto direi che mi fermo qua, perché altrimenti rischierei di far volare questo simpatico pad contro il muro di fronte a me e vorrei evitare di buttare pure 50 euro, più di quelli che già ho speso per comprarmi il gioco. Per cui, ragazzi, per oggi ci salutiamo qui. Fatemi sapere che ne pensate di questa rosa ibrida, soprattutto se pensate che possa funzionare, eventualmente cosa migliorereste.
crediti permettendo, perché appunto ho poca roba. Però appunto potrei fare qualcosa vendendo qualcuno. Fatemi sapere, e fatemi sapere voi che squadra state usando, perché magari potrei anche trarre ispirazione per il futuro. Per cui niente ragazzi, grazie come sempre, ci vediamo alla prossima.